Il governo presenta il piano contro i roghi in Campania, anche se il vice premier Salvini diserta la conferenza stampa finale con il presidente del Consiglio Conte, l'altro vice Di Maio e i ministri. Ma da Caserta arriva forte anche il dissenso del governatore Vincenzo De Luca, che accusa senza mezzi termini Lega e 5 Stelle di aver fatto propaganda sulla pelle della Campania. Questa è l'immagine dei roghi che abbiamo avuto in tutta Italia. La realtà ci dice che la terra dei fuochi è da altre parti d'Italia. Abbiamo avuto gennaio-ottobre di quest'anno meno 436 roghi fra la provincia di Napoli e di Caserta. Sono i dati certificati ai Vigili del Fuoco, a conferma del fatto che si è inventato un problema che non esiste. La regione avrebbe dovuto querelare per danno d'immagine tutto il governo e tutti i protagonisti di questo pollaio al quale abbiamo assistito per una intera settimana. Poi il governatore dice no ai nuovi termovalorizzatori perché i dati sono migliorati rispetto a 10 anni fa e soprattutto rivendica il piano da quasi 1 miliardo di euro per potenziare la differenziata, realizzare gli impianti di compostaggio e migliorare gli STIR. Oggi quella stagione è finita per 2 motivi. Primo, perché c'è stata una riduzione dei rifiuti prodotti. Secondo, perché la raccolta differenziata è arrivata al 53%. Per De Luca l'idea è di realizzare una quarta linea del termovalorizzatore di Acerra, ma stamattina il sindaco Raffaele Lettieri dice no e si appella al governatore e a Di Maio affinché si fermi il progetto perché, ha scritto in una missiva, la città ha già pagato tanto e si sente vittima sacrificale.